Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi chiacchierata tutti assieme, cambiamo stile, quindi passiamo dalle chiacchierate su domande esistenziali a chiacchierate su argomenti specifici. Ok. In questo caso parliamo di YouTube, se sta crollando, se non sta crollando, se TikTok sta mangiando, se YouTube nello specifico sta diventando per vecchi, che è una cosa che mi è capitato di sentire da qualche ragazzino giovane ultimamente. E quindi parliamo un po' di tutti. Sì, te lo giuro. Parliamo un po' di tutti questi argomenti. Io ho preparato quattro macro argomenti e vediamo un pochino. Partirei da TikTok e gli shorts in generale. Sembra che stiano avendo la meglio sui video lunghi. Cosa ne pensate? Pensate che è una moda? Pensate che dura? Pensate che sarà così per sempre? O se sarà solo un periodo? Eccetera, eccetera. Vai. Allora, secondo me, secondo me è brutto dire che è solo una moda, perché TikTok va avanti da quando c'è la Musical.ly, che poi è diventato TikTok. Beh, però è enorme da un anno. È enorme da un anno, però esatto. Comunque aveva il suo pubblico, ha sì, ragione Marci. Però era una sua nicchia. Invece come ora Vine, è come Instagram. Vine. Sì. Vine è quello che ha lanciato poi Logan Paul ai tempi, no? Che era comunque video brevi. Secondo me, di per sé, il video breve continuerà a essere super importante a livello social. Ok. Però io penso che, essendo una nuova funzione, parlando di YouTube, è super spinta adesso come funzione. Però è vero che, parlando anche con i ragazzini, ai vari firmacopie e tutto, preferiscono il video più corto, ma non solo per forza lo shorts da un minuto, ma spesso sento dire fai video troppo lunghi, perché effettivamente io ho una media video di 18-19 minuti. Cioè, quindi magari anche un video normale, ma da 6-8 minuti. Esatto. Quindi però c'è un cambio nel caso di percezione del tempo giusto del contenuto da vedere. E sai perché? Piccolo perché... PS al volo, nei commenti, dato che stiamo parlando soprattutto di voi, ovvero di come voi vi interfacciate ai contenuti, scrivete cosa ne pensate di tutte queste cose di cui parliamo, perché sono molto curioso di capire cosa avete in testa in questo momento, se iniziate a suon di video da 30 secondi a pensare che quelli di 15 minuti sono troppo lunghi, se li vedete come due cose separate, diteci un po', sono curioso. Io vi aggiungo solo due cose e poi vi lascio parlare. Allora, la prima è che un ragazzo sempre mi ha fatto molto riflettere, mi ha detto, Marci, sai, non guardo tutti i video perché ogni giorno ho 2 ore libere e devo fare una scelta di contenuti. Certo. Okay? Quindi in quelle 2 ore fai che ha 1 ora e mezza, 90 minuti, devi scegliere quanti contenuti guardare. Se fai 4 contenuti da mezz'ora non ce la fa a guardarli. Certo. E invece un altro ragazzo mi ha detto, sai, a me la serie dei record, io facevo una serie, per contestualizzare, facevo una serie nel quale cercavo di battere i record di Minecraft. Ok, sì, mi ha detto, mi piacerebbe, che è una bella idea peraltro, che tu facessi questa cosa negli shorts, perché tanto è più veloce, in 30 secondi fai vedere. È vero. No, rido perché però cioè, tu ci metti lo stesso tanto a registrarlo, ma ti becchi 30 secondi. Per il creator non è una cosa bella, mettiamola così. Però è una bella idea, voglio provare a ascoltarlo. È anche efficace, funziona di sicuro. Però, appunto, per il creator si arriva all'estremizzazione del... Magari ci metti un'ora e tiri fuori comunque 40 secondi, ecco, quello, certo, per quello esatto. Riso. Allora, io ve ne butto una. Vai, pensiero. Io credo, ma è un periodo di cambiamento, soprattutto nell'ambito di intrattenimento, quindi io credo che siamo un po' all'inizio di questo cambiamento del contenuto breve ed è un po' imprevedibile. Però ho la sensazione che in questo momento ci sia una concezione per cui il video di YouTube è diventato il telefilm. Nel senso, la sera oppure subito dopo pranzo mi voglio rilassare, mi guardo il contenuto lungo ed è diventato quindi l'evento. E quindi mi guardo dei video di YouTube in quei momenti della giornata. E lo immagino sempre di più in TV, sempre meno da telefono, man mano che va avanti. Invece vivo lo shorts e il TikTok come quella cosa del sono 10 minuti che non ci ho sbatta di vivere, non so cosa fare, piuttosto che guardarmi un video lungo, mi guardo un po' di TikTok, mi guardo un po' di shorts. Io sto vivendo questa sorta di separazione dei contenuti nel pubblico, cioè ho la sensazione che ci sia questo. E anche qua nei commenti sono curioso di sapere cosa ne pensate. E potrebbe essere così, e quindi che YouTube diventa quell'evento, quindi quella cosa del guardo seriamente, quindi che fai solo in certi momenti della giornata, e dove prima magari guardavano noi perché non c'era altrimenti, oggi guardano shorts e TikTok perché sono più brevi e in qualunque momento ti fermi. Sì, sono d'accordo. Che nel caso è un bel problema. Vabbè, dai. Allora,
Io ho anche la percezione che comunque post-Covid siano aumentate notevolmente le attività che si fanno fuori casa. Cioè, perlomeno, ragazzi, da quello che leggo, da quello che ci scrivete, ho la percezione che avete molto meno tempo libero perché, sì, diciamo che magari vi scrivete più spesso a fare sport o a fare altri tipi di attività che poi vi levano il tempo che dedicavate prima ai video. Quindi, secondo me, c'è in questo periodo della nostra vita un aumento di TikTok proprio per questo motivo, perché avendo meno tempo, alla fine ci sta che comunque magari se ho 10 minuti è ovvio che probabilmente sono più propenso a guardare un TikTok rispetto che un video. Certo. Quindi ho anche un po' questa percezione che siano proprio cambiate le abitudini, che il Covid comunque abbia seriamente cambiato il modo di vivere dei ragazzi, non ragazzi, eccetera eccetera, e che quindi ci sia un cambio di piattaforme dovuto anche a questo. Poi non so, anche questa è la mia percezione. Okay. Ma Fere, tu hai ragione, perché io, per dire, io sono un super utilizzatore di YouTube, però ho iniziato a guardare anche Reels e TikTok. Non guardo Shorts perché è un algoritmo diverso per me, però i TikTok li guardo. Cioè, prima magari passavo e mi guardavo un video, lo mettevo in pausa e lo continuavo dopo. Sì. Ora guardo i TikTok. È vero, cioè, è vera come cosa. A me spaventa che le persone, così facendo, rischiano di non affezionarsi più a niente, in realtà. Ma io penso che andremo proprio lì, invece, sai? Eh no, mi spaventa. Che però ci sarà, che sarà quasi più importante l'intrattenimento di chi intrattiene. Che, cioè, che già chi... lo sta comunque, sì, parzialmente sta succedendo lo era. Adesso, così, cioè, è l'estremizzazione. Non avete comunque la percezione che rispetto magari a qualche anno fa noi YouTuber, poi parlo di YouTuber perché io faccio questo lavoro, siamo comunque meno famosi, secondo me. Oddio. Secondo me, beh, abbiamo molta meno... fatto. Allora, a aspetta, di fama, contestualizzo, cioè... una cosa. E non misuriamo dagli incontri dal vivo che sono bustati per quello, sì, di cui sì, si diceva, sì, prima. Sì, sì, sì. Ma più una questione di fama, tipo dell'interesse di qualunque tu cosa fai. Sì, tipo, capito? Capito, sì, capito, cioè, voglio sapere tutto di te su Instagram. Sì, mi sì, sembra sì, che quello interessi meno. Ma perché, oggi, cavolo, confronto a 4 anni fa, secondo me i contenuti sono centuplicati. Esatto. Assolutamente, cioè, sì. Sì. Probabilmente ai tempi c'era molta meno roba da vedere e quindi eri più interessato al singolo. Sì. Oggi apri TikTok e ti raccontano 20 storie in 10 minuti. E non hai neanche interesse di chi ti racconta quelle storie, capito? Ti interessa, sì, solo vedere. L'importante quel è che sia interessante, certo, quel contenuto. Certo. Sì, sì, sì. Poi e è sempre l'estremizzazione andando... che va. Sì. Cioè, sempre è più là. Cosa. E pensate che rimarrà così? Secondo me si arriverà in un punto di noia gigante. Secondo me è ciclica. Secondo me, bravo Marci, volevo dire quello. Secondo sì, me è ciclica. Secondo me magari vedremo i prossimi anni in cui ci sarà ancora di più un boom di questi contenuti brevi. Ma si vede, ragazzi, anche YouTube. Avete visto quanto sta spingendo gli shorts? Cioè, le grandi aziende hanno dei dati di mercato. Non è che investono random, quindi vuol dire che qualcosa c'è. No, qualcosa c'è, Steph, dai. Sì, vabbè, non però penso YouTube che ha fatto lo stesso boost per le live. Ma e è durato guarda meno, oggi ci sta investendo molto di più negli ma shorts. Più o meno si capi... un anno. Posso fare un parallelismo stupido? A me sembra però che sia... In un periodo storico dove tutte le app si stanno spostando su TikTok e quindi avere contenuto ogni secondo da vedere che dura 10-20 secondi, sarà un paragone stupido. Però, per esempio, nell'ultimo mese e mezzo è esploso BeReal. Sì. Che okay, paradossalmente fa il contrario. Ti dà solo quei 2 minuti di tempo per guardare lo spot della vita degli altri. E ha proprio l'effetto contrario. Cioè, tu puoi utilizzare quell'app, ovviamente la puoi aprire sempre e guardare cosa fanno le persone, magari cosa hanno postato nel tempo. Sì, sì. Però è letteralmente il contrario. Cioè, sì, tu hai solo quei 2 minuti di libertà. E paradossalmente ha creato più interesse il riavere questa limitazione che l'essere illimitato. Però è anche il fatto che il creator può fare un solo contenuto al giorno. Sì, sì, è questo che sto dicendo, è anche appunto quello. Però cioè, allora, per me BeReal, a parte per tipo chi disegna cose così, per tutti gli altri diventerà monotono in fretta. Perché cioè, io sono persona normale, in 2 minuti che fo? Cioè che però se magari vedi, in quel momento sono attirato, a casa, capisci? Che ti faccio sì, vedere. Sì, no, no, il concetto cioè, attira concetto... secondo me poi annoia. Però secondo me, esatto, quel concetto annoierà in fretta, vedi? E invece quello che volevo dire è che penso, appunto, come ricollegandomi al discorso di prima che non ho terminato, che sarà ciclico, quindi per un po' vedremo queste cose, poi a lungo andare di nuovo ristancherà il contenuto breve però... e magari si ricercherà un po' di più quello lungo. Io non sono d'accordo. Perché se noi ragioniamo così, sarebbe dovuto essere ciclico anche YouTube, con YouTube video e live, che siano su YouTube che siano su Twitch. E invece i telefilm su Netflix
ok, hanno una difficoltà sempre più grande a comunicare alle generazioni a cui comunichiamo noi. Ma perché fanno delle trashate incredibili? Cioè, prendi Stranger Things, prendi Squid Game, non mi potete dire che non stanno ancora andando, capito, e che non siano di successo. Lì mi stai parlando della super mega moda, però in generale nelle persone delle nuove generazioni l'abitudine di guardare un video di YouTube si è instaurata in modo più forte rispetto che guardare i telefilm, che magari è quello che facevamo noi alla loro età, ok? Allo stesso modo, quindi le nuove generazioni potrebbero instaurare in modo più forte guardare il contenuto breve rispetto a quello lungo, capito? Sì. Sicuro che è ciclico. Io credo che il problema principale che dovrà affrontare TikTok, Shorts e chiunque farà questo genere di contenuti è il vuotismo con cui vai a finire. Che non vuol dire che c'è solo roba frivola, c'è un sacco di roba interessante su TikTok ed è per quello che ci rimani dentro. Intendo proprio che oggi la piattaforma vuole troppo togliere la personificazione dell'account singolo, ok? E questa cosa di aver costantemente persone sempre diverse, sempre cose nuove e così via, penso che sia un vantaggio sul breve, ma sul lungo potrebbe aver problemi. Perché mi sembra che vada un po' contro quello a cui siamo abituati. Cioè, pensate al calciatore. Segui lo stesso per 20 anni, come la squadra per tutta la vita, e lo segui piuttosto anche che il tennista. Perché specialmente da bambino ti sembra un eroe, capito? Quindi è proprio per quello che lui inizia qualcuno a seguire. Qualcuno da tifare, qualcuno di cui essere felice dei risultati che ottiene, piuttosto che un musicista. Nel mondo social in questo momento stiamo andando a togliere questo pezzo del puzzle. A togliere l'identità del creator. Sì, penso che questa cosa diventerà in qualche modo qualcosa da cui dovranno tornare indietro. Non so come, non so quando, ma secondo me quello sarà il tassello più problematico. Però secondo me c'è sempre da scindere da un pubblico che non riesce quasi ad affezionarsi a un pubblico che ricerca l'affezione. Però siamo tutti umani e tutti ci vogliamo affezionare a qualcuno. Sì. Quindi comunque non ci riescono, ma ne sentono il bisogno. Se senti il bisogno, prima o poi qualcuno arriva e trova la cosa da darti nel mercato, no? Capito? Sì. Perché se il bisogno è proprio umano, ed è così tendenzialmente, se andiamo in una strada che lo andrà a togliere, aumenterà di nuovo questo bisogno e qualcuno ritrova una quadra. Però io apprezzo per esempio molto di più una piattaforma come YouTube che ha sezione shorts e video. Cioè un creator ha il modo magari di farsi scoprire con gli shorts e quindi magari tramite gli shorts riesce a mettere in quei 30 secondi una parte di un contenuto che potrebbe attirarti sul tuo canale e di conseguenza poterti affezionare. Però a un secondo me sapete che sono due cose che viaggiano proprio separate. Però io penso quello che dico è una possibilità in più. Certo. Puoi fare entrambe le cose. Certo, però ad esempio secondo me chi respiro di Darth Vader. Infatti Marci è un eco. È un eco? Aiuto, è esploso. Sì. Scusate, raga. Sì. È finita adesso. Ti sentivo al respiro. Forse perché non parlando. Esatto. Cercavo un suono. Scusate. No, dicevo che secondo me chi guarda lo shorts poi non va a vedersi il tuo canale. No, però è una possibilità in più che ha la piattaforma, magari, capito, rispetto alle altre. Trovi l'utente che è un po' più incuriosito, magari va. Però perché io quando guardo gli shorts non vado mai a vedermi il canale. La domanda non guardo né shorts né reel. Io se devo guardare un contenuto così guardo TikTok. Io in realtà uso sia TikTok che shorts, perché ho visto che YouTube ci sta investendo tanto, quindi li voglio anche capire, voglio proprio utilizzarli per non rimanere indietro, perché contando che noi facciamo i creator penso sia importante capire quello che succede attorno a noi. E io li uso entrambi alla fine. Ok. Anzi, per certi versi l'algoritmo di YouTube mi propone più contenuti inerenti a quello che mi piace, ovvero gattini, e invece TikTok mi fa vedere sempre solo tette e culi, quindi non capisco. Lei su TikTok ha solo tette e culi. Ma sapete qual è il paradosso proprio assurdo? Che allora io e Steph utilizziamo lo stesso account. Okay. Quando lui scrolla me li fa vedere proprio i contenuti, gli compaiono un sacco di robe super interessanti, cioè proprio quella parte di TikTok che produce proprio dei contenuti quasi informativi e anche molto molto interessanti da capire. Lo uso io dal mio telefono solo tette e culi, cioè non capisco. Sono confuso. Vuol dire eppure che io di metto notte like... guarda tette e culi. Può essere, non lo so, ragazzi. È quello. Ma io in realtà metto like solo a video di animali perché dico proponimi quelli, niente, non me li propone. Ed è strano. Io in realtà su TikTok è veramente top, perché io lo apro e ho praticamente solo calcio e Formula 1. E vedi, beato te, avessi solo animali. Ma soffre meno quando è il proprio topic. E infatti adesso vi faccio anche quest'altra domanda. Siamo sempre più sull'algoritmo che sceglie cosa guardi. Sì. Quindi ti chiede una cerchia e ti fa interessare poco di altro, intendi quello? Sì, e comunque sta decidendo il posto tuo.
perché letteralmente su TikTok tipo alle 1000 per 1000, su YouTube un po' meno, ma comunque in home page hai determinate cose, non è che puoi andare a far chissà che altro. E il sistema di ricerca sappiamo tutti, lavorandoci, che fa il 2-3% delle views. Quindi vi piace questa strada che si sta andando a prendere? Non da creator, qua da utente. No, no, allora, io da utente, poi sarà che non sono adolescente oggi, quindi sarò un po' boomer, non lo so, però tendo a utilizzare molto la ricerca. Tipo io TikTok, contando che appunto non mi propone mai, quasi mai, quello che voglio vedere, mi vado a cercare dei contenuti specifici, lo faccio spesso. Ok. Quindi io, piuttosto che subire quello che mi compare nella home, che magari ne scrollo 3, 4, 5, mi rompo le scatole, magari in quel momento voglio vedere un video specifico di una cosa, mi vado a cercare delle parole chiave in modo tale che mi compaiano quei determinati tipi di contenuti. Io tendo molto a farlo, ma probabilmente non è come magari poi lo utilizzano gli altri. Io ragiono magari in modo stupido, ma credo che magari dopo 27 anni ho un po' scoperto cosa mi piace e cosa non mi piace, e il far sì che un algoritmo abbia compreso cosa mi interessa e che mi dia anche un po' la possibilità di scoprire cose attorno, magari società sì, attorno, mi piace. Cioè, per esempio, sì, il mio algoritmo è Formula 1 e Juventus, letteralmente. Ma non va mai oltre. E anche un po' di, è anche un po' di informazione generale. Tipo, io, a me compaiono un sacco i video della NASA, tipo delle, delle foto in giro per l'universo. È rotto solo il mio TikTok. Cioè, non c'è, oppure non c'è anche ogni tanto le cose di geopop, quindi informazioni. Sì, 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 che seguo anche io, certo. Anche qualcosa di politica ogni tanto. Però, per esempio, mi capita ogni tanto, diciamola così. Principalmente, comunque, compaiono tante cose che mi piacciono. E diciamo che se io, per esempio, voglio sfruttare quei 10 minuti in cui apro l'applicazione, mi piace di più guardare cose che già mi interessano. Se invece io di base sono più interessato a cercare qualcosa, vado direttamente magari su una piattaforma dove mi dà la possibilità di cercare quello che mi interessa, ecco. Io, ragazzi, c'è nonostante, aspetta, se non mi sbaglio, TikTok sta diventando anche una delle principali piattaforme di ricerca. Sì. Che sta superando anche Google. Che non ho ancora capito, perché io quando cerco su TikTok mi fa schifo. Però sì, è così. Ah, vedi, meno male che non ho detto che in questo periodo cercavo i video dei ricci. Quindi dopo il discorso di Mark sarebbe stato un po' fuori luogo. Però no, vedi, a me piace il sistema di ricerca anche di TikTok. Cioè cerco con determinate parole chiave e trovo sempre comunque quello che voglio vedere. Quindi mi soddisfa abbastanza. No, io volevo dirvi che, perché stavate parlando anche dell'home page di YouTube, secondo me è banalissima come cosa, io uso un sacchissimo, tu seguo un sacco di canali, da Geopop a Nova Alexa, ovviamente tantissime, anche gente che fa gaming, per dire, io uso solo la sezione home page, l'iscrizione non la uso mai, cioè non vado mai su iscrizione, vado sempre su home page, perché ormai YouTube ha capito quello che mi piace. Io uso la cosa figa è che praticamente quando c'è un video che non mi piace, tre puntini, non mi interessa, e non mi manda più cose di quel genere. Quello è vero, è fatto quindi molto bene. Sì, sì. Io per esempio, io che non guardo spesso i video di 2Players e TPOC, ma guardo quasi tutti i Steve Fere, i Steve Fere ci sono tutti, cioè sì, in home page ci sono sempre quei video. Quindi però come farai a cambiare gusto? Perché io questo l'ho criticato, io parlo con spesso con quelli di YouTube. E io gliel'ho criticato, gli ho detto: bene, va benissimo, ma come facciamo a scoprire che alle persone piace anche qualcos'altro con questo sistema? Perché TikTok vince in questo. Perché TikTok ogni tanto osa quella cosa completamente diversa, che sa benissimo che tanto al massimo gli costa uno swipe così. YouTube nella home page, secondo me, prova questa cosa, ma ha molto meno impatto, perché non te lo sto mostrando, te lo sto solo proponendo. Certo, sì, sì. E quindi, vedete, ad esempio, nel mondo dei videogiochi siamo completamente chiusi lì, perché l'algoritmo sa: Minecraft funziona, GTA funziona, Fortnite ogni tanto funziona, bene, sto lì. Stumble Guys lo capisco, perché inizia, allora va bene. Ma non si prende il rischio con tutti i giochini del caso. E infatti, se vedi, poi vabbè, questo è un discorso un po' più personale per noi che facciamo gaming, facciamo quasi tutte le stesse cose, perché fai qualcosa di leggermente diverso e neanche prova a proporlo, capito? Quindi alla fine ti ritrovi un video che quasi devi buttare. Comunque, oggettivamente, vediamo tanti giochini che ogni tanto proviamo a fare, altre volte no, che 3 anni fa sarebbero andati. E quindi può essere cambiato un po' il gusto, ma a me sembra che lì ci sia anche un cambio della piattaforma che preferisce il colpo sicuro. In quello, secondo me, TikTok è più efficace, proprio perché si fa quel rischio. Stumble Guys, ragazzi, è andato di moda prima su TikTok che su YouTube. Sì, me lo ricordo. Perché tu vedevi quelle cavolo di clip e dicevi: cavolo, ma sto gioco è divertente. E allora vai a giocarlo, e allora a quel punto va su YouTube. Però il primo rischio l'ha preso TikTok, non YouTube. Vero, e quello vero. È già un'informazione interessante. È vero, hai ragione.
Capito? Però secondo voi non sta anche al creator, spesso e volentieri, è una domanda stupida, una cosa stupidissima che dico, magari prendere quel gioco che gli piace e iniziare a spammarlo. Io, per dirti, Stefito l'avevo raccontato sta cosa con Golf, cioè un gioco che veramente lo portavate già, mi ricordo voi i tempi, io mi ricordo che l'ho iniziato perché avevo visto un video vostro e mi piaceva un bot, ma proprio tantissimo, ho iniziato a portarlo e andava malissimo, poi col tempo è iniziato ad andare molto meglio di GTA, cioè io sono sicuro che se carico Golf va bene, va a prescindere bene. Lì abbiamo un problema di distinzione di nazione, perché questo ragionamento in America funziona, perché se tu in America raggiungi una nicchia ti basta a livello di numeri, di tutto quanto, in Italia la nicchia è un problema. Quindi in Italia, se vuoi fare questo lavoro, ti trovi costretto a rigirare sempre attorno alle stesse cose. Poi magari hai il canale secondario, come per noi può essere StepFR, dove fai quello che ti pare. Certo. Però nel canale principale sempre deve essere Minecraft, sempre deve essere Roblox, sempre deve essere GTA, e da lì non esci. Questo lo voglio specificare perché, ragazzi, comunque in Italia i guadagni sono bassi. I guadagni sono molto più bassi rispetto ai guadagni americani, quindi magari in America un tot di persone ti bastano per fare una vita dignitosa, in Italia invece no. Preciso, quindi... ogni 1000 visualizzazioni italiane fai tot soldi, ogni 1000 visualizzazioni americane ne fai molti molti di più, quindi non solo hai più gente che ti può guardare il contenuto, ma valgono anche molti più soldi. Sì, e giustamente quindi se uno poi lo vuole fare come lavoro deve anche pensare a queste cose, perché altrimenti poi arriva a un certo punto in cui comunque ti devi autosostenere, e quindi se non riesci a trovarlo in YouTube ti devi trovare altro e magari tenere YouTube solo come una cosa più sporadica. Certo. Quindi è normale che devi fare attenzione a queste cose. Fermiamoci, così non dura troppo. No, ma volevo dire l'ultima cosa. L'ultimissima cosa, che secondo me si allinea al discorso. In America la gente si può permettere di fare un video a settimana fatto veramente con i contro cosi, diciamo. Bravo, sì. Perché c'ha persone dietro che con il guadagno che hanno con un solo video si possono permettere di fare questa cosa. Noi comunque non possiamo farlo. Va in perdita. Farlo, no, va in perdita. Va in perdita. Sì, sì, va in perdita se fai questa cosa. Assolutamente una distinzione importante. Fermiamoci, così dura il tanto giusto. 22 minuti è abbastanza. Già, mi sembrava meno. Anche a me. Per quello, comunque poi... qua sarò molto più curiosa di leggere i commenti. Infatti, perché... scrivete. Cioè, ragazzi, anche noi facciamo quanti. Mettetevi lì un attimino con le ditina. Perché e siete cosa voi ne che utilizzate i social molto più di noi. Noi abbiamo abitudini differenti. Quindi è anche normale che il nostro approccio a questi social, a questi contenuti lunghi o brevi, sia totalmente diverso dal vostro. Quindi. Fateci sapere perché sono curiosa. Anch'io. Sì, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.